Ad Alessandro, Angelo e Gian Davide, e Carlo al momento fuori. Noi facciamo parte dell'associazione sportiva dilettantistica Mare Montana, che ha sede a Loano, e che ha due obiettivi principali. Da un lato quello di promuovere lo sport all'aria aperta, principalmente trail running e camminata, e poi dall'altro quello di organizzare ogni anno, ormai da 13 anni, una competizione di corsa trail chiamata Mare Montana. E l'obiettivo della sessione di formazione di quest'oggi è quello, allora, da un lato di descrivervi quello che è il mondo del trail running, focalizzandoci poi su quella che è la preparazione di un trail running, portandovi anche il punto di vista di un medico cardiologo che ci illustrerà che cosa succede al nostro corpo quando ci muoviamo, quando corriamo, e gli effetti cardiovascolari. Infine vi porteremo a quella che è la nostra esperienza in qualità di organizzatori della Mare Montana per capire quella che è la macchina organizzativa che poi permette ad un atleta la domenica mattina di partecipare ad una gara. Infine vi parleremo dell'Ade Mare Montana 2023, che quest'anno è aperta a 4 studenti di voi, uno verrà già scelto oggi e poi gli altri 3 potranno partecipare poi all'avviso quando verrà pubblicato. E niente, ne approfitto per dirvi che la prof Pierantozzi arriverà a breve e le presenze le prenderemo quando avremo terminato la sessione di formazione, e contiamo di chiudere intorno alle 18, quindi un po' prima rispetto al previsto. E bene, allora direi di partire con la prima presentazione, che è quella
quella di Alessandro. E Alessandro prima di tutto è un atleta che gareggia su lunghe distanze, quindi un ultra trailer, è un istruttore FIBEL di atletica leggera, istruttore Zen di trail running, corsa in montagna e mountain bike. Ciao a tutti, come vi ha presentato poco fa Giorgia, io sono Alessandro, sono istruttore FIBEL Xen e sono anche un ultra trainer. Quando mi è stato chiesto di preparare questo intervento, subito ho cominciato a pensare a cose super tecniche che vi avrebbero annoiato tantissimo, e poi ho pensato invece di cambiarlo entrando nell'ottica delle 8 domande che mi fanno più spesso la gente quando, che ci fanno più spesso anche gli altri ragazzi che fanno questa disciplina, quando la gente scopre che pratichiamo questo sport, solitamente ci chiedono sempre le stesse cose, quindi sono cose abbastanza curiose che possono interessare, penso, spero, un pochino anche a voi, quindi spero di non annoiarvi troppo e di spiegarvi tramite queste 8 domande che cos'è un po' il mondo del trail running. Vado anch'io? Ok, che cos'è il trail running? Allora, come dice il nome stesso, trail running significa una corsa che si svolge prevalentemente su sentieri o su strade non asfaltate. Il trail running è nato negli anni 90 da un gruppo di pazzi che hanno iniziato a correre sui sentieri con attrezzature assolutamente improvvisate, ed è stato riconosciuto nel 2013 con la nascita dell'ITRA. L'ITRA sarebbe l'International Trail Running Association, che è l'ente sportivo internazionale che ha normato, che ha regolamentato un po' il mondo del trail running. Tra le cose che ha fatto l'ITRA ci sono state quelle di introdurre anche quelle che sono le norme base del rispetto dell'ambiente, che è una cosa fondamentale, essendo che si tratta di uno sport che si pratica all'aria aperta e sulle montagne. E innanzitutto il trail running si divide in tre tipologie. Ci sono tre termini che spesso sentirete usati come sinonimi, ma in realtà sinonimi proprio non sono, che sono trail running, sky running e corse in montagna. Quando si parla di trail running si parla di corsa su sentieri, quindi trail running sono tutte le corse che si svolgono sui sentieri. Pensiamo per esempio a una gara che si svolge sul deserto, in piano, anche quella è una gara di trail running. Invece quando sentite parlare di sky running, sono gare che hanno un'altissima difficoltà tecnica, dove si affrontano grandi dislivelli e si incontrano tratti di terreno molto tecnici. Queste gare solitamente non hanno lunghezze eccessive, sono intorno ai 30-40 km al massimo, appunto perché sono molto difficoltose. Infine si parla di corse in montagna invece quando si parla delle gare più diffuse, perché hanno una difficoltà più limitata, dislivelli minori e non hanno molti tratti tecnici o comunque sono limitati a brevi tratti. Questa è una delle tipologie di gare più diffuse, la mare montagna è proprio un tipo di queste competizioni, è una gara di trail running di corsa in montagna. Le caratteristiche di questo tipo di gare sono l'autosufficienza, la semi-autosufficienza, in quanto, come avrete avuto modo di notare anche dal video e anche dalla foto, i trail runners hanno quasi sempre con loro uno zaino, in quanto per tutta la durata della gara, in caso di autosufficienza o per il tratto che gli serve per raggiungere un punto di ristoro o un altro, hanno la necessità di portare con sé tutta una serie di materiali obbligatori e di cibo e bevande che gli serva per sopravvivere e arrivare alla stazione di ristoro successiva o al traguardo. Un'altra caratteristica importante è la segnaletica, perché ovviamente è uno sport che si svolge in sentieri poco battuti spesso, e la gente senza avere adeguata segnaletica non saprebbe come seguire il percorso di gara, ma vi parlerà meglio di questo dopo Gian Davide. E infine, come dicevamo prima, il rispetto dell'ambiente è fondamentale.
Un'altra cosa che ha fatto l'ITRA quando è stata fondata è stata quella di dividere le gare in base alla loro lunghezza, in base al tipo di agonistica. Infatti si definiscono trail genericamente tutte le gare di lunghezza inferiore a 42 km. Si definiscono ultra trail invece le gare di lunghezza superiore a 42 km, che sarebbe la distanza della maratona per gli amanti della strada. E poi sono ulteriormente suddivise in medium fino a 70 km, in long fino a 100 e in extra long oltre i 100 km. E in più c'è anche un altro tipo di categoria che sono le endurance trail, che sono quelle gare di lunghezza superiore alle 200 miglia, cioè alle 320 km, che sono un po' particolari perché, come potete immaginare, sono molto estreme e comportano anche giorni e giorni e giorni sui sentieri, comprese le pause per dormire, perché ovviamente dopo che si sta 3, 4, 5 giorni sui sentieri bisogna anche dormire. Inoltre si definiscono gare pianeggianti, le gare in piano, ovviamente che hanno pochissimo dislivello. Si definiscono gare collinari, quelle gare che hanno numerose salite, numerose discese, ma con poco dislivello, quindi si parla di 3-5 metri di dislivello di salita. E poi si definiscono montani, trail, che si svolgono prevalentemente sulle Alpi, questo tipo di trail, e sono trail che hanno solitamente una lunga salita iniziale, un tratto centrale pianeggiante o comunque con dei saliscendi in cresta, e una lunga discesa finale. Ciò non esclude che ci possano essere anche gare particolarmente lunghe, dove ci sono lunghissime discese, lunghissime salite, ripetute più volte all'interno della gara. Come ci si allena per una gara di trail running? Allora, qui la slide è andata un po' per conto suo perché mancava il font, probabilmente sono computer, ma non è un problema. Allora, si ci allena circa 3-6 volte a settimana, ovviamente dipende dal tempo che uno ha a disposizione e dal risultato che si vuole ottenere. E diciamo che 3 volte è il minimo sindacale per potersi presentare al via di una gara di questo genere in condizioni accettabili. Gli allenamenti non sono particolarmente lunghi, differentemente da come uno potrebbe pensare, in quanto una sessione normale di allenamento dura circa un'ora, un'ora e mezza al massimo, e poi la domenica invece ci sono delle sessioni di allenamento più lunghe che possono arrivare anche 5, 6, 8, 10 ore a seconda della gara che si sta preparando ed è il momento della preparazione. Una persona non esageratamente sedentaria, quindi una persona che pratica sport, può preparare una gara di trail da 20 km in circa 6 mesi, e se si vuole invece preparare una gara di ultra trail ci vuole un periodo di adattamento che può arrivare anche 18-24 mesi per arrivare ovviamente in condizioni accettabili. I principali obiettivi da perseguire nell'allenamento del trail running sono ovviamente l'adattamento del proprio corpo, in quanto bisogna ricordarsi che affrontiamo delle gare che si svolgono su sentieri tecnici in discesa, discese scassate, e questo comporta che ci siano tutta una serie di microtraumi che subiscono le nostre articolazioni, i nostri muscoli, e quindi bisogna adattare il corpo a sopportare questi traumi e anche a rinforzare la muscolatura in maniera tale da prevenirli il più possibile. Inoltre, trattandosi di gare di lunga durata, è importantissimo migliorare le qualità aerobiche, cioè riuscire a correre a lungo senza cali di ritmo, migliorare la potenza lipidica, che sarebbe l'impiego di acidi grassi come fonte di energia, in quanto una volta che terminano le nostre scorte di glicogeno nei muscoli dovremo attingere per forza alle nostre riserve lipidiche, e quindi dobbiamo abituare il nostro organismo a essere una macchina efficiente anche quando brucia questo tipo di energia. E infine bisogna adattare la mente a sostenere questi sforzi a lunga durata, in quanto quando si fanno questo tipo di competizioni si passano ore e ore all'aria aperta, e molte gare partono la sera, quindi si affronta le prime 6, 8, 10 ore di gara di notte al buio, le condizioni possono essere disagevoli, può esserci forte vento, pioggia, neve, e quindi bisogna abituarsi anche mentalmente a sopportare questo tipo di avversità. Un'altra domanda classica è: ma cosa mangi per tutto quel tempo quando fai una gara da 8, 10, 12, 15 ore? Allora, innanzitutto bisogna premettere che il consumo durante una di queste competizioni è notevole, perché si parte da circa 1000 kcal per una gara di un paio d'ore, ma si arriva a superare le 5000 kcal. Quindi
oltre a quello che si mangia durante, è molto importante quello che si mangia prima. Innanzitutto bisogna evitare di mangiare prima della gara cibi difficilmente digeribili o che ci possono portare dei problemi, come latticini o cibi che contengono troppe fibre, e bisogna invece prediligere carboidrati a lento rilascio, come pane, pasta, riso, che ci possono dare energia anche diverse ore dopo che li abbiamo assunti. Durante la gara la limitazione che si tiene varia molto ed è molto soggettiva. C'è chi predilige il salato, c'è chi predilige il dolce. Io personalmente prediligo il salato, viene consigliato molto il salato, in quanto essendo salato ci fa meno sete e ci aiuta a bere. Infatti, come leggete nel punto successivo, è fondamentale programmare. Da noi si dice mangiare prima di aver fame e bere prima di aver sete, perché cosa succede? Che durante queste gare succede spesso che uno o per mancanza di salivazione o perché in quel momento è concentrato sulla gara o perché sta facendo una discesa e non si vuole fermare, non mangia e non beve adeguatamente e quindi si trova ad aver sete o ad aver fame quando ormai magari si trova in una situazione già di disidratazione e quindi deve correre ai ripari invece che anticipare. Quindi l'idea è quella sempre di cercare di anticipare i bisogni invece che andarli a colmare. Inoltre è fondamentale sfruttare i ristori, perché in questo tipo di gare ci sono dei punti di ristoro che di solito vengono posizionati, come lo spiega meglio Gian Davide, ogni 10-15 km al massimo. Comunque si tiene anche conto del tempo che si mette per arrivare da uno all'altro, e utilizzare già le barrette, che sono praticamente il cibo che ci portiamo dietro quando facciamo questo tipo di gare, perché è vero che abbiamo lo zaino, ma non possiamo portarci dietro il cibo necessario per affrontare 25, 30, 35, 40 ore di gare, altrimenti dovremmo avere uno zaino da terzo e non uno zainetto minimale che pesa 8 kg e non potremmo correre. E infine provare tutto quello che si può fare in gara prima della gara, ovviamente non improvvisare, perché non sappiamo come reagirà il nostro corpo dopo 6 ore di gara a quel determinato giallo, a quel determinato alimento o a mangiare un'arancia se non l'abbiamo provato, quindi rischiamo di trovarci in difficoltà in una situazione magari che non vorremmo trovarci. Cosa sono le crisi e come si superano? Allora, durante una gara di ultra trail sovente capita che possano sopraggiungere delle crisi. Le crisi forse qualcuno l'avrà già sentito parlare, magari parlando della maratona, del muro, il famoso muro della maratona che viene intorno al 30°-35° chilometro, ma possono arrivare in qualsiasi momento. Si definisce crisi una serie di disturbi più o meno gravi che costringono l'atleta a ridurre l'andatura o a fermarsi o, nel peggiore dei casi, a ritirarsi. Una crisi può avere un'origine fisica, quindi un dolore, un infortunio, un malessere, oppure può avere origine mentale, quindi può arrivare a causa della mancanza di sonno o perché stiamo affrontando delle condizioni particolarmente avverse o perché ci troviamo di fronte a delle difficoltà impreviste che non avevamo calcolato. Per esempio, eravamo convinti di arrivare a un ristoro e riposarci, invece avevamo studiato un'altimetria e ci troviamo davanti a una salita che ci porta via un'ora e mezza. La nostra testa era già a ristoro e quando ci troviamo sulla salita è possibile che veniamo presi dallo sconforto, dalla demoralizzazione, e tutte queste cose possono portare al ritiro. Pensate che in una gara di 100 km che si svolge in condizioni di tempo favorevoli, una gara non troppo difficile, quindi la percentuale di ritiro è del 30-35%. Questo significa che una persona su tre che parte non arriva al traguardo e si ritira. La maggior parte di queste non si ritira per dei problemi fisici che non poteva affrontare, quindi per infortuni che non si potevano superare, ma si ritira perché non riesce a superare la crisi. Queste crisi ne possono venire più di una durante una gara, quindi non pensate che ne arriva una e passata e siete sani, perché ne possono arrivare molteplici, e si può cercare di prevenirle adottando tutta una serie di strategie, come evitare sorprese, come abbiamo detto, quindi essere preparati sia dal punto di vista fisico, quindi allenati, sia per quanto riguarda quello che andremo ad affrontare, quindi essere preparati sul percorso, conoscere dove saranno gli ristori, sapere quali saranno le salite più dure che andremo a affrontarle col giusto ritmo, programmare attentamente quando nutrirsi e quando idratarsi, quindi farsi già una tabella che ci obbliga a seguirla e quindi a idratarsi nei momenti giusti, gestire in maniera oculata l'abbigliamento, quindi non partire magari troppo vestiti, sudando, e poi dovendosi spogliare quando si è sudati, quindi prendere freddo quando si è in quota, per esempio,
oppure non rinunciare magari a mettersi la giacca quando piove per non perdere tempo a infilarsi la giacca e poi trovarsi bagnati in quota di 1500 metri e prendere freddo ed essere costretti a fermarsi. E poi è molto importante cercare di dividere la competizione mentalmente in tratti più piccoli, in piccoli traguardi facilmente raggiungibili, in maniera tale da sfruttare il più possibile l'effetto ricompensa. Cosa significa? Invece che pensare ah, mi arrivo è fra 100 km, incomincio a pensare ah, ok, arriviamo al primo ristoro che è al 12esimo, poi ah, arriviamo a quel rifugio che è al 25esimo, poi una volta che siamo al rifugio pensiamo ah, arriviamo in fondo alla prossima discesa che è al 32esimo. In questa maniera mentalmente è molto più facile perché vediamo i traguardi che arrivano e che vengono superati e quindi questo ci dà molta forza mentale per andare avanti. Purtroppo però, per quante strategie possiamo adottare, bisogna sapere che le crisi arrivano, arrivano per tutti, per i più forti, per i più scarsi e non c'è niente da fare. Quindi l'unica maniera per superarle è accettarle, quindi accettare il fatto che possono arrivare e pensare positivo. È inutile pensare agli errori che si sono commessi, perché ormai tanto se ne abbiamo fatti e ormai sono passati, non ci possiamo fare più niente. Ed è importante focalizzarsi sui pensieri positivi, pensare magari all'arrivo o al fatto che comunque ci siamo preparati bene per questa gara e quindi siamo pronti per affrontarla, ed essere consci che comunque qualsiasi crisi, per quanto dura che sia, dopo un'ora, due ore, tre ore, prima o poi passa. Quindi se teniamo duro, la crisi prima o poi passa. E possiamo cercare di sfruttare al meglio tutte le armi che abbiamo, quindi alimentarci bene, sfruttare il ristoro, le basi vita, magari riposarsi in una base vita, oppure sfruttare il supporto che ci danno amici e parenti che magari sono venuti a seguirci sul percorso. Ecco, un'altra domanda, una delle top che ci viene posta è: ma si corre per tutto il tempo quando si fanno queste competizioni? Cioè magari 10 ore, cioè corri per 10 ore consecutive? Allora, in realtà no, dipende molto, innanzitutto la lunghezza della gara. Un atleta ben allenato in una gara da 25-30 km, sì, corre tutto il tempo, corre sia in salita che in discesa, in piano, corre sempre e probabilmente non si ferma neanche ai ristori perché ha con sé tutto quello che gli serve per affrontare quelle 4-5 ore di gara. Ovviamente un atleta meno preparato che la stessa distanza deve percorrere in 6-7 ore e fa più fatica, camminerà nel salite. Quindi diciamo che tendenzialmente si cerca di correre in piano e in discesa e si cammina quando la pendenza della salita non ce lo consente. Inoltre ci sono tutta una serie di studi che dimostrano che le pendenze oltre il 20%, in queste salite di pendenza oltre il 20%, il costo energetico del camminare è minore che quello di correre, quindi è anche conveniente dal punto di vista energetico camminare, ovviamente se uno cammina è più lento, quindi dipende dall'obiettivo che sta cercando di raggiungere. Per questo motivo, sulle distanze più lunghe di 50 km, spesso vedete gli atleti di trirani che usano i bastoncini, perché nel camminare in salita i bastoncini possono essere un notevole aiuto per sgravare un po' le gambe dal peso e soprattutto per aiutarci a mantenere una posizione retta che ci permette di respirare meglio. Inoltre ci si ferma anche ai ristori, come dicevamo nelle gare di treni sono i ristori, quindi anche se si cerca di correre il più possibile quando si arriva ai ristori dobbiamo fermarci per forza per mangiare e per ricaricare le borracce. E per le gare di endurance trail invece ci sono anche delle basi vita che sono adibite con delle brandine che ci danno la possibilità anche di effettuare dei microsonni di un paio d'ore che ci permettono di riprenderci nel caso in cui la gara si dovesse protrarre per 25, 30, 40, 50 ore e ovviamente il fisico ha bisogno anche di riposarsi, quindi si può anche dormire. A cosa pensi a tutte quelle ore? Questa è un'altra domanda che mi viene sempre posta. È una domanda abbastanza personale, ovviamente soggettiva, ognuno ha la sua risposta. Però bene o male credo che tutti, anche loro che praticano questo sport, si rivedono con queste risposte. All'inizio si hanno pensieri abbastanza razionali, si pensa alla strategia di gara, si pensa a cosa ci aspetta e cosa abbiamo davanti, e poi man mano che si percorrono i chilometri il cervello tende a sconnettersi dal pensiero razionale, quindi si entra in uno stato simile alla meditazione che alcuni definiscono un flow. E quindi passano i chilometri e non ci si accorge che si è fatta quella strada, magari vi sarà capitato in macchina o in scooter mentre vi muovete di accorgervi che avete fatto magari 5-6 km su una strada che conoscete e non vi siete accorti che sono passati. Una situazione simile, magari capita però che passano 3 ore, 4 ore, arrivata l'alba, non vi siete accorti che è passata la notte.
e in questi momenti affiorano dei pensieri casuali, dei ricordi recenti o vecchi, senza nessuna logica e senza nessun controllo. E proprio a causa di questo fatto che non c'è nessun controllo, possono affiorare anche dei pensieri negativi che ci possono portare poi, se non riusciamo a levarci dalla testa, anche una crisi. E un'altra cosa che spesso succede è che ci entrano in testa dei motivetti musicali, dei ritornelli che non riusciamo più a levarci dalla testa e niente, ce li sentiamo magari per ore in testa senza sapere quanto tempo ci vuole per recuperare una gara di 3 anni. Allora, il recupero completo delle scorte di glicogeno muscolare avviene in massimo 2-3 giorni, quindi il recupero di glicogeno non è un grosso problema. Il problema più grosso è il recupero completo dai danni da impatto, che potrebbe richiedere anche 2-3 settimane, a seconda della competizione. I tempi di recupero variano principalmente in funzione dello sforzo e non della distanza. Diversamente da come si potrebbe pensare, si recupera più velocemente da una gara di 50 km rispetto ad una gara di 25, perché una gara da 25 corriamo le discese come se non ci fosse un domani, ma veramente come se non ci fosse un domani, e succede che arriviamo alla fine che abbiamo le gambe distrutte, la schiena a pezzi, abbiamo subito traumi, tutte le articolazioni possibili e immaginabili, mentre invece in una gara da 60 km tutto questo non avviene, perché il ritmo a cui affrontiamo le discese ovviamente è diverso, è più tranquillo, e quindi paradossalmente si recupera molto prima da una gara più lunga rispetto che a una gara più breve. In media comunque un atleta allenato in 10-15 giorni recupera completamente da questo tipo di gare. Ovviamente durante questi 10-15 giorni l'allenamento continua, non è che ci fermiamo, continuiamo a fare degli allenamenti magari all'intensità inferiore che favoriscono tra l'altro anche il recupero. Infine, la domanda che invece ci poniamo noi quando ci troviamo sulla linea di partenza è: chi me lo ha fatto fare? O alcuni ci dicono: ma chi te lo fa fare di correre per 10-15-20 ore consecutive senza un perché, magari al freddo, la notte, sotto la pioggia? Allora, sicuramente c'è una questione di volersi mettere in gioco, di voler uscire dalla comfort zone, di vedere: ma perché non ne facciamo 10, ma lui ne ha fatti 20, allora ne faccio 22, e così siamo andati a finire che poi ne abbiamo fatti 100. Sicuramente questa è una componente che ci spinge. Un'altra componente importante ovviamente è l'autorealizzazione personale, però la cosa più importante secondo me è il viaggio, perché è l'esperienza che ci porta a fare queste gare. Nel viaggio è oltre a vedere posti nuovi, conoscere persone, superare difficoltà, è tutto il viaggio che ci ha accompagnato da quando ci siamo iscritti alla gara a magari 6-8 mesi che ci siamo allenati per affrontarla, magari facendo le rinunce, magari lasciando andare la famiglia, uscendo la sera con la pioggia di Guangelo, ieri sera facevo un freddo della Madonna e di notte andando a allenarsi perché stavo preparando una gara. Più che altro perché sennò poi mi fa male. E quindi è tutto questo viaggio che ci porta alla gara e ci porta anche a tutte le sensazioni, tutte le avventure, tutte le persone che conosceremo lungo il percorso, volontari che incontreremo. E tutto quanto, quindi non è tanto il fatto di arrivare alla fine della gara e dire: ah, ho fatto 5 km, ho preso la medaglia, ma è tutto il viaggio che ci ha accompagnato dalla partenza fino all'arrivo, che è quello che poi ci rimane ed è quello che ci spinge a metterci in gioco. E buon, direi che spero di non avermi annoiato troppo, sono stato nel tempo, visto? Sì, 16:30, quindi vi ringrazio di avermi ascoltato e passo la parola al cardiologo. Va bene, ciao a tutti, io sono sicuramente molto meno preparato di Ale, recito, e ve lo dico con maniera abbastanza sincera, una presentazione che ho fatto l'anno scorso in occasione proprio della nostra gara che è Mare Montano. Vabbè, sono Angelo, sono di Savona, però lavoro a Pietraligure, ormai vivo da quelle parti. E quando parlo, diciamo, di corsa, devo anche parlare del perché lo faccio, non lo so, perché mi piace da morire e perché mi permette in stagioni diverse di vedere a pochi passi da casa queste cose. Una piccola escursione la faccio, vedete quello di prima in Montana,
e quello dell'HB Run. L'HB Run è una manifestazione che organizziamo con la mia cardiologia di Pietra Ligure e la neurologia di Pietra Ligure, fondamentalmente legata all'effetto della prevenzione cardiovascolare e degli eventi, diciamo, neurovascolari, che si fa anche passando dall'attività fisica. E fondamentalmente noi organizziamo una piccola gara, molto meno un evento molto più piccolo di quello della montagna, lo facciamo in genere in autunno, sempre dalle nostre parti, lo hanno, che ci ha permesso negli anni di raccogliere dei fondi importanti per diciamo, la prevenzione della salute sul nostro territorio. E un altro piccolo ringraziamento lo faccio a queste due persone qua, che sono il motivo per cui corro io. Non ho motivo per cui mi corre. Io corro perché ho corso da una vita dietro ai miei genitori. Chiaramente la genetica mi ha voluto più simile a mio padre, anche se diciamo mia mamma era sicuramente quella fisicamente più lontana. Quindi io corro perché i miei correvano e ho iniziato a farlo con loro. Da lì mi è piaciuto e io ho portato avanti questa passione. Due cose noiose di cardiologia, perché io devo parlare di quello che è il mio lavoro, di quello che succede al cuore, nel nostro corpo, quando facciamo sport. Due rapide parole sull'anatomia cardiaca: il cuore è una pompa, no? È un motore, è costituito da una parte di destra, queste sono immagini tipo esplorando il corpo umano, no? Che la parte di destra che pompa il sangue ai polmoni, alla circolazione polmonare, dove si ossigena. Il sangue ossigenato torna a sinistra, rosso vivo, e va dappertutto, al cervello e soprattutto quando ci serve alla muscolatura. Diverse cose a cui siete già stati magari sottoposti proprio per le modalità sportive che ci servono per capire come funziona e come cambia il cuore. L'elettrocardiogramma più o meno l'avete fatto tutti. L'elettrocardiogramma serve a noi cardiologi per vedere l'attività elettrica del cuore. Il cuore è, come ho detto, un muscolo, una pompa. Però ha bisogno di un impulso elettrico che si genera automaticamente in alcune cellule deputate e viene trasmesso a tutto il muscolo cardiaco e gli permette di contrarsi. L'elettrocardiogramma vede l'impianto elettrico del cuore, quella che è la sua attività autonoma di contrazione. Diverso è l'ecocardiogramma. Qualcuno di voi magari meno sarà sottoposto anche a questo esame. L'ecocardiogramma vede l'attività meccanica del cuore, cioè quella che è proprio la sua forza contrattile, quelle che sono alterazioni nella sua contrattilità. Quindi sono due esami complementari, diversi ma complementari. Ormai nel 2023 è imprescindibile nella valutazione di qualsiasi atleta, secondo me. Non basterebbe più solo il suo elettrocardiogramma, sicuramente l'ecocardiogramma associato sicuramente ci dà più informazioni, è più importante quello del suo elettrocardiogramma. L'attività sportiva lo sappiamo tutti, quando la facciamo chiede benzina, la benzina è l'ossigeno, il cuore serve solo per pompare questo ossigeno a livello della nostra muscolatura. Lo vedete, lo vediamo quando ci alleniamo, il nostro corpo cambia, deve adattarsi a quelle che sono le nuove richieste. Come cresce quella che è la muscolatura scheletrica in base all'allenamento? Lo stesso fa il cuore, solo che non lo vediamo perché sta un po' dentro, ecco, non lo vediamo, lo vediamo noi, non lo si vede da fuori, non lo si vede di certo nelle foto. È stato coniato il termine diversi anni fa, ormai, del cuore d'atleta. Il cuore d'atleta è una definizione che comprende tutte le modificazioni strutturali, funzionali ed elettriche che accompagnano quello che è un allenamento sportivo, un allenamento intenso. E è quello che succede al cuore quando vuole migliorare le capacità sportive dell'individuo. È noto da tanti anni, prima si avevano delle conoscenze limitate, solo l'elettrocardiogramma, le rex del torace, adesso siamo all'epoca della risonanza cardiaca che ci dice sicuramente molto di più. Nasce così fondamentalmente quella che è la medicina dello sport, che ha un ruolo primariamente preventivo in quella che è la sicurezza nell'attività sportiva, e serve anche per capire come adattare vari tipi di allenamento alla disciplina, al tipo di sforzo che uno può fare. È importante dire che alterazioni morfologiche funzionali che si sviluppano in maniera sana con l'allenamento possono mimare delle condizioni patologiche, e sta a noi chiaramente distinguerle. Fondamentalmente l'allenamento ci dà un carico, un sovraccarico intermittente che quindi fa bene, sano. Determinate patologie il carico lo danno in maniera costante, questo è patologico, questo sicuramente è una questione problematica.
Fondamentalmente ci sono diversi metodi di adattamento in base allo sport che facciamo, quelli che si adattano in maniera più evidente, i cuori più strani, più diversi, li vediamo nelle discipline di resistenza, perché fondamentalmente richiedono gli allenamenti più lunghi. E serve sicuramente in questo tipo di discipline accogliere e compare fuori dai ventricoli una quantità di sangue maggiore, perché è richiesta maggiore benzina. Quello che vediamo sono aumento di volume del cuore e riduzione di frequenza cardiaca sia a riposo che sotto sforzo. Sono cose che si possono vedere anche banalmente da uno che non è un medico, perché si trova dopo essere allenato i battiti due bassi, la prima cosa che possiamo vedere. Queste sono cose un pochino più complicate, ma sono facili da capire. Cioè il sangue esce dal cuore e ne esce un determinato volume, no? Il volume che esce equivale a quanta benzina esce con un carburatore, no? Dipende dalla frequenza cardiaca, quindi dal numero di battiti che si fanno per minuto, e dal volume di sangue che viene pompato ogni battito. Come aumento la gittata sono direttamente proporzionali, no? Posso aumentare la frequenza o aumentare il volume pompato. Questo personaggio qui cosa fa quando inizia a correre? Sicuramente il suo cuore non è adattato a fare nulla, per cui può solo aumentare la frequenza cardiaca. Il range di aumento è molto limitato, questo fa 4 passi, va a 180 di frequenza ed è finita lì. Cosa fa questo qui? Questo qui si allena, oltre ad essere un fenomeno, si allena tutto il giorno. Si allena tutto il giorno e quindi non lavora tanto sull'aumento di frequenza cardiaca, anzi probabilmente la sua frequenza manco si muove quando corre. Ha un cuore diverso, un cuore che è adattato, che gli permette, quando lo richiede, con lo sforzo di lavorare come fossero tre cuori del ciccione di prima. Diverse sono i determinanti della gittata sistolica, di quanto volume esce. Le dimensioni del cuore sono una cosa più evidente: la forza di spinta, quanto tempo si contrae, quanto è pieno e quanta è la pressione a valle. Sono questioni un po' tecniche, però dal punto di vista per farla più semplice possibile, il volume, le dimensioni del cuore sono una cosa più importante. L'atleta già in condizioni di riposo ha un cuore che è più dilatato rispetto, più grosso rispetto a quello di una persona che non si allena. Chiaramente dipende un po', sta a noi distinguere quando l'imprendimento è malattia e quando l'imprendimento è allenamento. Questi atleti, insomma, sono diversi da questi, sia nella loro muscolatura scheletrica, sicuramente anche il loro cuore sarà diverso, no? Come sono diversi i loro bicipiti, i loro quadricipiti, sono diverse anche le caratteristiche del loro cuore. Non so perché ho messo queste foto, volevo spezzare un po' lì per farvi vedere un po' di personaggi locali. Il cuore di questi due atleti non sarà per forza uguale, no? Hanno un diverso esercizio, uno va a correre, uno fondamentalmente va in palestra. Anche l'ecocardiogramma di questi due tipi di atleti è sicuramente molto diverso. Gli sportivi di endurance, quelli che corrono noi, fondamentalmente facciamo un lavoro di volume. Noi spingiamo grandi quantità di sangue contro un sistema circolatorio a bassissima resistenza, estremamente vasodilatato. Questo serve per mobilizzare più sangue possibile e più ossigeno possibile. Quindi sviluppiamo un tipo di ipertrofia che si chiama ipertrofia eccentrica. Il nostro cuore aumenta in maniera significativa il suo volume, meno lo spessore delle parenti. Le persone che vanno in palestra lavorano sul sistema a pressione elevata, no? Hanno degli sforzi più brevi, decisamente più intensi. Fanno un lavoro non di volume, ma un lavoro di pressione. L'ipertrofia che si sviluppa è concentrica, come quella dei muscoli, no? Sono più grossi, anche il loro cuore è più grosso, è più spesso. Quindi, corsa è un lavoro di volume, la palestra è un lavoro di pressione. Frequenza cardiaca: fondamentalmente la frequenza cardiaca è molto più semplice da capire. Allenandoci, noi ci abituiamo a fare uno stesso sforzo a una frequenza cardiaca minore. Cosa ci consente di fare la frequenza cardiaca minore? Di continuare a parità di sforzo a utilizzare ossigeno. Chiaramente ai nostri muscoli fa bene lavorare in presenza di ossigeno, non fa bene lavorare sugli sforzi massimali senza ossigeno, perché il metabolismo diventa anaerobico e ci fanno male le gambe perché accumuliamo dell'acido lattico. Quindi la frequenza cardiaca media in un atleta di endurance, i ciclisti li vedono, lo si vede molto di più, tende ad abbassarsi, a parità di sforzo tendono ad avere una frequenza minore,
un atleta forte corre a 140-150 battiti, la velocità che un altro corre a 160-170, più vicino alla sua soglia. La frequenza cardiaca più bassa serve anche perché il cuore ha più tempo di riempirsi e più tempo di svuotarsi, quindi lavora con potendo riempirsi di un maggior volume e potendo pompare più ossigeno. Questo è il mio caso di ipertrofia personale, questo l'ho io nel 2017. Poi è successo che mi si è ipertrofizzato l'addome intorno al 2021. E ma c'è una spiegazione anche a questo, che lavoravo a San Martino, sono tornato a Santa Corona, sono passato da questa vita alla mia mamma e ho ripreso a mangiare come un lupo e quindi mi è venuta la pazza, fondamentalmente. E detto questo, dal punto di vista elettrocardiografico, tutte le persone che fanno sport possono avere un elettrocardiogramma alterato. Mi capita costantemente di vedere ragazzi sportivi o meno che mi arrivano e mi portano un elettrocardiogramma con delle alterazioni. Cioè, segnalate le alterazioni, qualcuno mi dice vatti a far vedere perché hai qualcosa. Sono tutte alterazioni in genere, poi ce ne sono di più o meno patologiche, che vanno interpretate nel contesto clinico. Cioè, cosa fai? Hai un blocco dell'integrale primo grado e una frequenza di 40. Bene, hai 30 anni e pedali o hai 85 anni e stai sul divano? Perché sono questioni molto diverse, mi basta sapere quello per capire quello che è un adattamento normale all'allenamento e quello che è una patologia. E comunque l'elettrocardiogramma, cioè la medicina dello sport, è una grande rogna perché ci costringe tutti gli anni a ricordarci della visita di vita sportiva, però fondamentalmente ha salvato le vite. Perché banalmente ci sono tante condizioni patologiche congenite che non danno alcun tipo di segno o sintomo che con un ECG di base possono essere diagnosticate e possono essere trattate. Quindi il motivo della medicina dello sport è chiaro e ha salvato le vite, nonostante se ne faccia diversa polemica. In Italia c'è la medicina dello sport, all'estero puoi correre, puoi fare qualsiasi cosa senza niente. Però in Italia abbiamo salvato delle vite, non abbastanza perché la gente continua a purtroppo a morire nelle discipline sportive, ma comunque si è fatto tanto e si deve fare di più. La medicina dello sport e la cardiologia dello sport, la medicina dello sport è cardiologia dello sport, effettivamente. La dovremmo fare noi cardiologi, tant'è che molto spesso i medici dello sport chiedono a noi dei pareri. Noi sappiamo vedere quello che è un'alterazione patologica da un'alterazione, diciamo, da un quadro fisiologico. Queste per esempio sono immagini ecocardiografiche che capisco possono essere complesse. Quello di destra è un cuore normale, questo di sinistra è un cuore che ha un'ipertrofia che adesso vi mostro nella sua fase più, ecco. Le pareti di questo cuore a sinistra sono nettamente più spesse. Questa non è un'ipertrofia, diciamo, non è un adattamento allo sport, questa è una cardiomiopatia ipertrofica. La cardiomiopatia ipertrofica si vede dall'ECG, è presente in una persona su 500 ed è la maggior causa di morte cardiaca improvvisa durante l'attività sportiva. Già l'elettrocardiogramma dà dei segni di possibile cardiopatia ipertrofica perché viene di voltaggi alti ed è sicuramente l'aspetto in cui si è fatto di più negli ultimi anni per la prevenzione del rischio cardiovascolare durante lo sport. È la causa più importante di morte cardiaca improvvisa, queste sono immagini autoptiche di cuori ipertrofici che vanno ben oltre quello che è un adattamento. Abbiamo detto quelli che corrono hanno un cuore invece non tanto spesso, più dilatato, no? Qui di nuovo il cuore normale è un cuore dilatato, lo vedete è più largo, più grosso, questo so dire già vedendolo che non è un cuore di uno che corre, questo è un cuore di una cardiopatia dilatativa. Perché oltre ad essere dilatato è un cuore che ha una funzione contrattile nettamente ridotta. Il cuore di un atleta è un cuore dilatato che funziona però alla perfezione. Sono immagini che dice del CONI, un diametro di questa entità, 65 mm di diametro ventricolare, è un cuore che se uno mi dicesse 65 mm però dico ha una dilatativa. Questo è un triatleta, quindi non ha nessun tipo di problematica patologica, il suo allenamento lo ha fatto diventare così. E il suo cuore funziona però in maniera regolare. Cosa succede quando smettiamo? Al cessare l'attività sportiva, il cuore in genere ritorna a quella che è la sua condizione di partenza. Questo differenzia allenamento da patologia.
può non essere completa la normalizzazione, questo lo vediamo di più in soggetti che hanno sviluppato importanti alterazioni, ma qui c'è un ruolo dell'allenamento e un ruolo genetico di cui non sappiamo niente. In genere dopo pochi mesi un atleta professionista torna a dei volumi capitali, degli spessori capitali normali. So dirvi che di per certo l'ipertrofia della pancia regredisce, perché negli ultimi mesi io sono tornato in delle condizioni di addome normale, ma allenandomi di più. E detto questo, quello che faccio io di lavoro, io faccio l'emodinamista, sono un cardiologo interventista, mi occupo di infarto. Questo è un caso che mi piace far vedere, perché tanto perché è finito bene. E poi perché è un ragazzo come noi, un ragazzo che corre, un ragazzo che corre in montagna, che ho dovuto trattare io un paio di anni fa. 42 anni più un uomo giovane, non si può dire che sia un individuo a rischio di qualcosa, effettivamente 40 anni sei giovane. Ha una importante famiglia per cardiopatia ischemica e corre. Va a correre, si allena, fa un lungo con un amico. Fa un lungo con un amico e gli viene una cosa che viene spesso a tanti, mal di pancia, male allo stomaco, mal di pancia. Il suo amico genio gli dice: ma no, saranno i gel, bevi un po' d'acqua e via, andiamo che dobbiamo finire, no? E lui va avanti tranquillo, arriva a casa, c'è sua moglie che gli dice: sei un coglione, vai in ospedale. Vai in ospedale, c'è qualcuno in ospedale che purtroppo ti aspetta, questo è un elettrocardiogramma francamente patologico, questo è il mio lavoro, questa è una coronarografia, nei cateteri arriviamo all'interno del cuore, a livello delle coronarie, mettiamo i mezzi di contrasto, le riempiamo e vediamo se sono aperte o se sono chiuse. Qui si vede non benissimo, ma in questa zona qua c'è un'arteria in cui il flusso è interrotto. Quello che facciamo noi col paziente, noi, a Pietra, a Savona, ogni cardiologia interventistica, attraversiamo l'occlusione di una guida, e vedete questa cosina qua, che è in fondo al vaso, apriamo la coronaria, mettiamo uno stent e vedete come diventa la coronaria e dove il sangue arriva dove prima non arrivava. Questa è una cosa che mi ha toccato molto, perché il ragazzo è arrivato, me l'ha messo sul lettino con i pantaloncini da corsa e io sono rimasto un pochino, no? Poi il paziente sveglio mentre lavoro, quindi chiacchieriamo e insomma, ho pensato, speriamo che possa correre di nuovo. Ho fatto di tutto per fare un ottimo lavoro. La cosa bella è che lui fortunatamente corre di nuovo. L'anno scorso era con noi a Mare Montana, è stato un bellissimo piacere perché trovarlo intorno al Pizzo Ciarena, mi sembra che fossimo trovarlo lì, eravamo più o meno messi insieme, vicini, quindi ho corso un pezzo con lui, è stata una delle cose più belle che ho fatto nel mio lavoro, perché insomma ho visto un ragazzo che poteva vedersi precluso quello che è la sua attività ludica, che comunque è importante, che riesce a correre di nuovo. Ecco. Detto questo, cos'è il cuore d'atleta? Quali sono le modificazioni che vediamo nello sport? Sono tutti quegli adattamenti che anche il cuore mette in campo per rispondere a quello, permetterci di rispondere a quella che è la nostra richiesta e permetterci di avere una prestazione migliore. È importante la medicina dello sport, perché bisogna seguire tutte le persone che fanno sport in maniera intermittente, va bene, e soprattutto bisogna differenziare le persone che hanno degli adattamenti particolarmente importanti anche a livello cardiovascolare, quello che è sano e quello che è patologico. Questa è una bella cosa che avevo trovato, che riprende quello che faceva vedere Alessandro prima, è quello che viviamo tutti noi, no? Sul perché lo fai. Io sto ancora trovando una risposta. Forse una risposta ce l'ho in queste cose qua, che sono tutti dei momenti che noi passiamo insieme nei weekend, quando smonto la notte, quando fa bello, quando fa brutto, che però mi fanno amare questo sport, mi fanno fare dei sacrifici per farlo e mi fanno portare Gian Gallo a dormire nel furgone. Va bene, avrei finito. Grazie. Grazie mille Angelo. Angelo è anche un po' un esempio di come con costanza e determinazione si possono raggiungere obiettivi importanti in poco tempo. Ora vi illustriamo quello che è il video, diciamo, della nostra gara da Mare Montana. Thank you.
come vi dicevo, è il video di presentazione della nostra gara Mare Mondana, che si compone di tre corse trail, una da 25, una da 45 e 60 km e poi due camminate da 8 e da 14. Quest'anno si svolgerà domenica 26 marzo. In realtà l'evento si costruisce su tre giornate, perché avremo una serie di eventi collaterali, villaggio dello sport, quindi partirà dal venerdì fino alla domenica. E ora passerò la parola a Gian Davide, che vi illustrerà tutta quella che è la macchina organizzativa, appunto, che c'è dietro l'organizzazione di una gara. E Gian Davide fa parte appunto dell'associazione, insieme a me nel 2014 ha costituito l'associazione Mare Mondana, e se dovessi definirlo con una parola, mi piace definirlo come un leader, perché nella nostra associazione che ha saputo guidare con autorevolezza il gruppo, è una persona che sa fare gruppo. Vi dico, proprio recentemente è riuscito praticamente a portare 20 persone sul Lago d'Orta, e questo perché ha proprio questa caratteristica. E bene, quindi chi non meglio di lui può spiegarvi, illustrarvi come si organizza una gara. Ciao ragazzi, dopo questa presentazione sono emozionatissimo, perché ho un peso addosso notevole. Comunque, io cercherò di riassumere, qui l'ho riassunto abbastanza in maniera grossolana, quello che è l'organizzazione di una gara di corsa in montagna, che è innanzitutto molto più complicata che l'organizzazione di una gara su strada, per un motivo fondamentale: la gara su strada è su strada asfaltata, una gara di corsa in montagna dove il soccorso, i volontari, la roba da mangiare ci arriva con più difficoltà, e il territorio è molto più ampio. Quindi è molto più difficile da organizzare. Quindi partiamo da questa foto, quella di prima era la foto della nostra partenza del mattino del 6, perché le gare lunghe, la 60 e la 45, partono alle 6 del mattino, passano sulla spiaggia e poi vanno in 1400 metri del Monte Carmo. Quindi anche qui la difficoltà nell'abbigliamento e nell'organizzazione di questa gara, perché si passa dalla spiaggia alla neve del Carmo, spesso, purtroppo. Posso dire una cosa sulla difficoltà? Dottore può dire quello che vuole. La fanno sempre il giorno che cambia l'ora. Ecco, quindi è ancora più drammatico. Anche questa è una difficoltà. Parte alle 5. Ma è una difficoltà perché in effetti c'è il cambio d'ora, perché la nostra gara è sempre l'ultima domenica di marzo. Ora passiamo alle tre macro fasi che io ho riassunto così: idea del percorso e dato evento, rapporti con il comune, comuni, autorizzazione, assicurazione, stesura, regolamento, ricerca volontari. Lo faremo veloce, cioè passa quella dopo e all'altra, poi spieghiamo ogni fase. Apertura iscrizioni, sponsor, partner tecnici, sviluppo del percorso su cartografia, scelta fornitore, pasta party, soccorsi, scope e libri. E nella fase 3, quella conclusiva, la pubblicità che è fondamentale, il pacco gara, l'area expo stand, pulizie e pettucciamento del percorso, il cronoprogramma giorno dell'evento e la direzione gara. Queste sono le tre macro fasi per organizzare una gara di corso in montagna, che potrebbero anche essere sviluppando per una gara di corsa su strada. Ora partiamo dalla prima: idea del percorso e dato evento. Ovviamente decidere i chilometri che si vogliono far affrontare e le distanze con l'altimetria, perché una gara di corsa in montagna ha degli alti e bassi, quindi il dislivello che è notevole su una gara di corsa in montagna, la nostra 60 ha 3500 metri di dislivello, quindi non è una cosa da poco. Ovviamente con una data giusta, e la data deve essere strategica, passo già subito alla data dopo, no, lascialo pure qui, perché anche qui sì, ogni domenica e ogni sabato, ogni fine settimana arrivano gare nuove, anche piccole del panorama trail nazionale, che comunque danno fastidio, danno disturbo, e paradossalmente gli atleti sono clienti, noi siamo un'azienda, un SD non ha utili, però deve comunque sostenere le spese per affrontare una manifestazione del genere. Vi dico già solo un dato, così al volo: a Mare Mondana costa circa 30.000 euro. Quindi organizzare una gara come quella di Mare Mondana a 30.000 euro, di cui 500 euro se ne vanno in soccorsi. Quindi poi ci arriveremo dopo. Però comunque questo è dato per darvi una macro idea di quello che è. Quindi ci vuole una data giusta. E una data va anche in base al tipo di percorso che si vuole ottenere, dove si vuole andare.
Ovviamente una gara invernale sul Monte Carlo 1400 metri con la neve non si può fare, quindi bisogna cercare una data che possa prendere un po' tutto. Okay. Ovviamente dalla valorizzazione del territorio, noi siamo l'associazione sportiva di Loano, il comune di Loano crede in noi, quindi chiaramente, e non ci crede solo il comune di Loano, perché Mare Montana raccoglie, poi lo passeremo al punto 2, 11 comuni attraversa, e quindi ovviamente lì le tre foto che ho messo sono le tre rappresentative. Abbiamo la prima foto, era venuta dal Monte Carmo, dei 1400 metri del Monte Carmo, la seconda l'abbazia di San Pietro, i due punti li affrontano, diciamo, il primo tutte e due le gare lunghe, la 45 e la 60, il secondo solo la 60, il terzo è il rifugio Piano delle Bosse, magari qualcuno di voi c'è già stato, si mangia benissimo, tra l'altro aperto tutto l'anno, lì ci passano tutte le nostre gare, e a 850 metri, quindi condizioni dove potrebbe esserci neve, freddo e quant'altro, quindi da organizzare e da gestire sono difficili. I rapporti con i comuni, dicevo prima, noi attraversiamo 11 comuni, e quindi ovviamente si parte dall'accordo col comune, che è la nostra sede, Loano, che è quello che ci avvalla, ci fa da sponsor istituzionale, poi però bisogna parlare con tutti gli altri 11, perché attraversiamo varie zone che sono sia strade ma anche aree, che adesso poi andremo a vedere nelle altre slide, dove ci vogliono delle autorizzazioni, quindi ovviamente il rapporto con i comuni è fondamentale. Grazie Gio. Questo infatti è quello che vi dicevo, autorizzazioni. Per qualunque cosa, purtroppo, nella burocrazia italiana bisogna chiedere a tutti, a cascata, anche se magari si passa per un vicolo di un metro, c'è sicuramente un ente che vuole un certificato, un'autorizzazione, un foglio, e quell'ente non vuole solo il suo foglio, vuole una cartografia, vuole tutto quello che vogliono gli altri, anche per solo un metro di sentiero. Vi riporto un altro piccolo esempio, tornando al discorso dei costi. L'attraversamento della Aurelia nel comune di Borghetto, che è un comune sotto i 5.000 residenti, costa 450 euro. E non c'è nessuno che si mette lì, siamo noi che chiudiamo la strada per far passare, diciamo, 10 minuti di atleti alla partenza delle 6. Però è così, è l'ANAS che è di competenza l'Aurelia di Borghetto, perché il comune è più piccolo di 5.000 abitanti, quindi non è una roba comunale e vuole dei soldi. E vuole le autorizzazioni, quindi vuole la cartografia di tutto il percorso, vuole sapere a che ora si passa, a che ora si transita o a che ora transita l'ultimo, in che punto esatto si passa, quindi è una roba veramente complicata. Cioè, chi gestisce questa cosa, nel nostro caso il nostro segretario, veramente, scusate il francesismo, si fa un culo di scheletro per creare poi quello che è tutta, diciamo, i permessi, il libro master dei permessi. E ovviamente poi c'è un'assicurazione che copre la gara, copre i volontari che ne fanno parte, che sono assicurati, e copre gli organizzatori della gara. Ovviamente subito dopo si passa alla stesura del regolamento, dopo l'ideazione di una gara trail. E ovviamente la stesura del regolamento, adesso vi ho riassunto 5-6 cose veloci, descrizione delle gare, ovviamente, perché chi si iscrive deve sapere cosa fa, i costi e le modalità di iscrizione, i tempi per concludere la gara, le barriere orarie, lungo il percorso ci sono delle barriere, non si va, si parte alle 6 e si arriva alle 7, si parte alle 6 e alle 9 in un punto tale, a una certa ora c'è un cancello, se tu ci sei arrivato, ok, continui la gara, se non ci sei arrivato, la gara per te finisce lì. E quindi anche qui la complessità dell'organizzazione, perché per te finisce qui, ovviamente io organizzatore ti devo poi portare all'arrivo, non ci vai con i tuoi piedi a casa, perché se magari sei a 15 km dalla partenza, quindi ci vuole anche qui un'organizzazione di un certo tipo. E, certificato medico, ovviamente, che mi rifaccio quello che dicevo io prima, io da quando ho 40 anni, ne ho 47, io faccio il certificato medico completo con l'ecocardio e l'ECG, perché mi sento molto più tranquillo, poi ho, si sa mai, spero che lui non mi prenda mai, però diciamo che cerco di fare il massimo che posso fare. Materiale obbligatorio, altra cosa fondamentale, l'abbiamo sviluppato un attimo lì sopra, ci sono delle cose obbligatorie che l'atleta si deve portare dietro e che vengono controllate all'ritiro pettorale o addirittura alla partenza o lungo il percorso, se no non si parte. Esempio lì al volissimo, frontale, nel nostro caso si parte alle 6, quindi ci vuole la frontale obbligatoria, il camelback o borracce, diciamo c'è il bicchiere, perché nei punti di ristoro ormai le gare sono tutte eco-friendly, non ci sono bicchieri di plastica, quindi ti devi portare il tuo bicchiere se vuoi prenderti la Coca-Cola del volontario che te la offre,
già impermeabile, telotermico, e poi c'è una serie di situazioni che sono da raccogliere dentro a una bustina come quella, dove c'è il telotermico, che sono quei teli classici dorati e argentati che servono per il primo soccorso, cioè ti senti male, stai fermo, arriviamo, ok, però nel frangente ti devi coprire, quello ti aiuta, e poi tutta una serie di altre piccole cose. I bastoni, per esempio, non sono mai obbligatori. L'unica cosa che dico è che nei bastoni, in tutti i regolamenti, in tutte le gare trail, se te li porti dietro non li puoi lasciare, perché magari è troppo comodo dire, non so, la salita la faccio con i bastoncini, poi li poso, e la discesa non ho un peso e non ho una rottura da portare dietro, non si può fare. Quindi se ce l'hai te li devi portare là. Quindi è valido eventuali, perché il regolamento è abbastanza complesso. Grazie. Ricerca volontari, semplicissimo, senza volontari non esisterebbero le gare. Quindi abbiamo due esempi di volontari, la Giorgia e Simone, che sono, fanno parte della nostra associazione. Di là ci sono due vistoli della nostra gara. Qui in realtà eravamo in un'altra gara presenti come amici e come aiuto nell'organizzazione della gara. Di là invece al rifugio di San Pietrino, la baita di San Pietrino, è la nostra gara, il passaggio della nostra gara. I volontari ovviamente stanno sul percorso un sacco di ore, e che per questo ci sono anche le barriere orarie, perché tu, io non ti posso chiedere di stare dal mattino alla sera in un posto interno al freddo, quindi ti devo dare un tempo, ti dico che tu lì la tua posizione sarà gestita per 3 ore e ci dai una mano per 3 ore, quindi se l'ultimo concorrente è troppo lento da non arrivare da te, non ci arriva. E qui è anche una questione di rispetto verso chi dà una mano all'organizzazione della gara. Fai notare che c'è la birra per i volontari. Faccio notare che c'è la birra. Nei ristori, a parte il materiale tecnico che diamo noi, che non è la birra ovviamente, però poi diciamo i volontari si portano dietro di tutto, e c'è qualcuno, personalmente l'ho anche bevuto anch'io, un paio di litri di birra, vi dico la verità, dopo 30-40 km mai non fanno. Un paio di litri però, Passiamo pure a dopo. Ovviamente nello sviluppo della fase 2 l'apertura di iscrizioni, la ricerca di un gestore, in questo caso noi usiamo quello sport, che è un sito di cronometraggio di Torino che ci gestisce tutte le iscrizioni, che sono praticamente solo online, e che poi piazza un chip, che è quello che vedete dietro un pettorale, che serve per, diciamo, smarcare i passaggi di concorrenti sul percorso, e lungo il percorso ci sono dei punti dove vieni smarcato, e quindi noi sappiamo esattamente Roberto, Francesco, Antonio dove sono arrivati e dove sono passati. Poi ovviamente sponsor e partner tecnici, e chiaramente disponibilità finanziaria e premi. Gli sponsor danno premi, però ultimamente bisogna cercare di recuperare anche quattrini, perché come vi ho detto il costo, se vi ricordate, siamo sempre col 3 e di 0 dopo, quindi i soldi ce ne servono, perché non è tutto a carico dell'atleta ovviamente, cioè un pettorale all'incirca di una gara trail di media lunga distanza va viaggia intorno a 1 euro, 1,20 euro al chilometro, cioè quando vi iscrivete a una gara, fate una gara da 60 km più o meno sta intorno ai 60 euro per l'iscrizione, che sembrano tanti, ma se componete tutto quello che c'è all'interno di una gara non sono niente, non bastano all'organizzazione, c'è bisogno di avere dei soldi da sponsor o ricavarli in altro modo. E vabbè, parte tecnici ovviamente, perché comunque servono per l'allestimento della gara, quindi nel nostro caso abbiamo 2 megatendoni alla partenza di Loano sul lungomare, e quei tendoni qualcuno li deve pagare, non li paga di certo il comune, è l'organizzazione che li affitta in alloggio. Punti radio, noi ci agganciamo agli ARI, che è l'Associazione Radioamatori Italiani, che sono la nostra voce sul percorso, quindi noi ogni 5-6 km abbiamo un radioamatore che comunica con la direzione gara, poi ci arriveremo dopo, e questo è solo a capo noi organizzatori, quindi gli ARI comunicano solo con la direzione gara, per qualunque eventualità, qualunque problema che si può riscontrare sul percorso. Parte del soccorso noi usiamo la Croce Rossa italiana, nello specifico laggiù sono sul Monte Pitaro, la montagna che divide Borghetto da Ceriano. Sviluppo del percorso e la cartografia. Quella è la cartografia di Maremma Tana di quest'anno. Questo è lo sviluppo altimetrico della gara da 60 km. Quindi voi immaginatevi, guardando questo, come non è così facile organizzare una gara di corsa in montagna, perché guardate lo sviluppo altimetrico, tutto quello che è, guardando la prima foto a sinistra, nel nostro caso quest'anno non c'è sul pettorale, ma in alcune gare si mette anche quel disegno lì, e lì sopra c'è tutto, cioè un atleta sa esattamente al chilometraggio X che c'è l'acqua, che c'è da mangiare, che c'è il soccorso, che c'è la navetta che lo riporta a casa, in alcuni punti ovviamente. E lo sviluppo cartografico lo vedete là,
quella è la cartografia ufficiale della gara, i disegni, i colori dei percorsi sono stradicare le differenze delle varie distanze, e quando sono insieme ovviamente c'è un disegno solo. Il viola è da 60 km, la partenza diciamo centrale va verso diciamo Ceriale, quindi viene verso di me, esatto. Quando si arriva giallo e viola si dividono, la viola è la 60 km e poi ritorna insieme alla 45 e abbraccia tutto il territorio. Lì ci sono 11 comuni con difficoltà tecniche notevoli, quindi diciamo che serve avere sulla cartografia, e lì è segnato, voi non lo vedete così bene, ma è ben segnato tutto quello che si trova, e quello è anche in direzione gara, perché la direzione gara deve sapere che lì c'è il tizio, là c'è Caio, là c'è il Santoroni. Ok? Passiamo pure dopo. Avete capito perché bisogna studiare? Perché bisogna fare un corso di topografia per riuscire a fare una gara. Sì, esatto, noi qua abbiamo un cartografo che ci fa questo lavoro, che non è anche questo, non è da poco. Ovviamente scelta fornitori passapanti, ci sono lungo il percorso, a parte Carlotta nella prima immagine, ci sono Alessandro che prende da bere, abbiamo visto sempre di mare in montagna. Ci sono, come dicevano in prima, ovviamente non ci possiamo portare dietro uno zaino che pesa diciamo 200 grammi, 500 grammi, 7-8 kg di roba, quindi abbiamo delle barrette per affrontare e del materiale energetico e da bere per affrontare il ristoro, dopo. Poi c'è qualcuno che magari si vuole portare un panino e lui viaggia così e il ristoro non si fa, poi non andare a 60 km, non c'è quasi mai assurdo, non si fa un ristoro. O a bere o a mangiare, anche perché le riserve idriche di uno zaino sono circa 600 ml a bottiglia, più un camelback se uno solo vuole portare, in una gara di 60 km dove stai 8, 9, 10 ore in giro, non ti bastano, quindi sicuramente devi fermare di fornire, quindi anche qui scelta di fornitori importante, e gli accordi commerciali con un'associazione, che possono essere gli alpini, possono essere altre associazioni, o un locale, nel nostro caso utilizziamo la Mamita, che è un locale sul lungomare di Loano, è un ristoratore che è salvato suo e quindi ci fornisce il passaparte. Tenete presente che Mare Montana è arrivato ad avere circa 1200 iscritti su tutte le gare, più tutti i familiari, più tutto quello che è la logistica, gli stand, che vedremo poi dopo, quindi sicuramente ci vuole una zona di passaparte dove la gente va a mangiare, che sappia il fatto suo. Soccorsi, la voce soccorsi, come dicevamo prima, ha un costo, non sono gratuiti, uno, due, non vengono rubati a nessun soccorso di pubblica assistenza che c'è in loco in quel momento, perché a volte mi è anche stato detto questo, no? Ma voi fate la gara, tutti i soccorsi sono in montagna, se io mi sento male sono in passeggiata, non vi nessuno. No, perché questi soccorritori, nello specifico noi usiamo gli SMTS, che sono soccorsi con mezzi e tecniche speciali della Croce Rossa, che sono gli unici abilitati al soccorso in montagna, noi li paghiamo, gli diamo un contributo e ne arrivano anche da fuori regione, perché non ce ne sono abbastanza qua. Quindi se tu ti senti male a Loano quel giorno, c'è la tua ambulanza che esce dal comitato Croce Rossa di Loano e ti viene a salvare, perché questa è gente che viene pagata apposta per stare sul percorso. Autonomamente loro decidono e sviluppano un piano di soccorso. L'organizzatore in questo non c'entra nulla, perché lì c'è un direttore tecnico e diciamo medico che decide la posizione di ogni squadra. Ogni squadra del SMTS, la vedete tra l'altro impegnata in un soccorso perché non si vede bene, ma c'è un atleta, è composta da 5-6 persone, dove c'è un medico e c'è un infermiere all'interno di quella squadra. E sono all'incirca ogni 5 km, ma è una decisione che prendono loro, e la prendono normalmente vengono diciamo dislocati sulle parti più in alto. Come potete immaginare è più facile da salire a scendere che da scendere a salire, quindi se uno si fa male loro scendono più facilmente che dovranno andare a prendere e salire. Quindi vengono posizionati, ma dal direttore medico noi non ci vediamo, quindi la posizione del soccorso e tutta quella che è la loro gestione, compresa anche la loro trasmissione durante la gara, è a far loro, per quello che noi abbiamo i radioamatori fanno capo a noi, loro hanno dei ponti radio, che sono quelli della Croce Rossa, che sono ponti radio dedicati, quindi loro si fanno una sorta di affare loro, partono quando vogliono loro, decidono loro l'intervento del soccorso o no, in funzione di quello che è la problematica che c'è sul territorio. Anche qui 118 è prima preventivamente ovviamente informato, quindi sa già che ci sarà una gara, sa già che ci sono loro, eccetera, eccetera.
le due scope fondamentali, alla sinistra la Giorgia e un altro nostro socio, erano le lepri. Le lepri cosa vuol dire? Sono atleti che partono prima della partenza delle gare, nello specifico loro erano partiti per la 25 prima, fanno tutto il giro completo della gara e vanno a controllare se non ci sono problemi di criticità sul percorso. Può essere, e succede purtroppo, che qualcuno ci levi, e quello vedremo dopo quando si parlerà di fettucce, ci levi i segni sul percorso. Vuoi per gelosia, vuoi perché non hanno piacere che ci passi la gente, magari in qualche terreno dove loro vanno a profondi, non lo sappiamo. Ogni tanto ci troviamo dei pezzi di percorso sfettucciati, quindi la lepre serve per rimettere le fettucce. L'atleta, vi dico subito, tanto per faccio un excursus, parte con i più evoluti una traccia GPS che viene caricata su un orologio, quindi tu ti segui la tua traccia GPS, quindi se anche io non avessi nessuna fettuccia da seguire, il mio orologio mi dice che sto sbagliando strada, quindi mi la segue. Però chi non è evoluto, noi dobbiamo preventivare questo, devono seguire delle fettucce, devono vedere, devono sapere dove andare. Quindi per sapere dove andare ci sono queste fettucce, se ci rilevano ci creano un danno a noi e creano un danno esagerato a chi sta correndo, perché se questa persona malauguratamente si sente male e ci comunica, perché il pettorale ha un numero di cellulare che vedremo, alla direzione gara ci dice dove è, non lo sappiamo, perché lui è fuori percorso, ed è fuori percorso non per colpa nostra, perché c'è qualche cretino che va a far divertirsi a arrivare le fettucce. Detto questo, fondamentali le lepri. Le altre due, vabbè, a parte la mia schiera con la scopa, io ho fatto quella gara lì, che era una gara che ho organizzato un gruppo di Oana, che sono i Carmaga, che è un'altra associazione loanese che organizza un'altra gara bellissima a Verzi, con quella scopa lì, perché mi faceva piacere così far vedere che il servizio scopa ero io e un altro ragazzo che era con me. Chiudono la gara stando dietro all'ultimo concorrente. Di solito le scope sono 2, 3, 4 scope in base al chilometraggio della lunghezza della gara. Se la gara è lunghissima, le scope si dividono, cioè una parte di scope fa una prima parte, poi la seconda parte partono altri, per una questione di freschezza e di stanchezza, perché la scopa è la prima persona che loro, il concorrente, diciamo, in difficoltà, incontra sul percorso. Perché l'ultimo, tendenzialmente, essendo più lento, è più stanco, si stanca di più, ha magari più dispendio di energie, di roba da mangiare, si porta dietro magari 3 barrette, le consuma tutte, la scopa deve averne a disposizione da dargli. Se c'è un atleta che non sta bene, una delle scope, perché sono più di una di scope, perché una scopa si ferma con un atleta e le altre vanno avanti dietro all'ultimo. E funziona così fino all'ultimo chilometro. A ogni ristoro ovviamente non si chiude il ristoro se non arriva la scopa. Quando è arrivata la scopa ovviamente si sa che dietro di lui non c'è più nessuno, quindi lì siamo tranquilli. E, lì erano le due gare, l'altra gara era una gara recente al Valmaremo alla Pietra 2 domeniche fa. Pubblicità, ovviamente, come dicevamo prima, ci servono dei soldi per poter fare la gara, quindi bisogna farsi pubblicità, quindi siti, ci sono siti apposta dedicati a questo, e poi ogni tanto si promuove cosa, com'è il percorso, cosa troveranno, esiste un pacco gara, un pettorale, compreso in questi 60 euro che dicevamo prima, all'interno di tutto c'è la gara, che è fondamentale, e lo dico perché qualcuno alle volte ti fa una domanda, io non l'ho mai fatta, io ho fatto 122 gare di corsi montani finora, io non ho mai fatto una domanda a un organizzatore dicendo cosa c'è nel pacco gara, perché fondamentalmente non mi interessa, mi interessa andare a correre, vedere il percorso, il paesaggio, l'ambiente, mi piace tornare bambino, no? Perché l'ha fatto lui il discorso del trail running, ma io una domanda ce l'avrei aggiunta dicendo io perché si corre, no? Perché mi piace tornare indietro, quando ero un bambino magari saltavano alla pozzanghera e mia madre mi sgridava, qui si può fare, qui anzi in certe gare a luglio lo fai proprio perché ti vai a rinfrescare, quindi è anche divertente correre in montagna, molto di più che correre su asfalto, per quello che dico. Di 122 gare ne ho fatte 4 su asfalto, tutta la stessa montagna. Detto questo, io non ho mai chiesto che cosa c'è in un pacco gara, però qualcuno lo chiede, questa per esempio è una maglietta che c'era all'interno del pacco gara di Mare Montana di qualche anno fa. Ogni gara ovviamente in base al prezzo e al chilometraggio che fa ha cose differenti dentro questo pacco gara, compreso il pettorale, nello specifico quello di Angelo, il pettorale dello scorso anno di Mare Montana è disegnato già del viola perché diciamo che la gara, come avete visto la cartografia, se vi ricordate, ha del viola, quindi l'atleta è diciamo più facilitato a trovare il suo percorso.
ci sono dei vivi durante le gare, ovviamente, perché la 45 va a destra, la 60 va a sinistra, sono segnati, ma lo vedremo dopo, con colori diversi, così chi ha, metti che in un momento, come diceva Alessandro Casasola, in quei momenti di crisi non si ricorda cosa sta facendo, se lo guarda sul pettorale, ha un pettorale viola, il cartello indica il viola, quindi ci non arriva. Questo è un estremo, però potrebbe anche succedere. Vai Gio. All'Expo West End, nello specifico qua vediamo esattamente la cartografia dell'anno scorso di Mare Montana, dell'esposizione della partenza del centro di Loano. Quello è il lungomare di Loano, il centro di Loano, noi partiamo da lì, le due foto sono gli stand che noi abbiamo. Mare Montana negli anni si è creato una certa fama dal punto di vista internazionale, nazionale, e abbiamo tanti stand che vogliono venire a partecipare a esporre. Vengono a esporre le loro gare a livello proprio italiano, e poi ci sono anche stand che vendono prodotti dedicati al mondo della corsa. E questo è l'escursus di come viene fatta una planimetria. Quindi cioè, ci sono i due tendoni gialli che vedete, sono quello in alto a destra, è dedicato alle iscrizioni, quello invece centrale sono le partenze e gli arrivi. Noi facciamo tutto lì perché la nostra gara è una gara d'anello. Pulizia e retrocedimento percorso, dicevamo prima, vedete bene, vabbè, nella prima foto siamo io e il presidente di Mare Montana che puliamo fisicamente un percorso, perché essendo è una difficoltà di prima, una gara di corso su strada non si pulisce niente, una gara di corso in montagna da un anno all'altro ci sono dei sentieri che sono poco utilizzati, quindi vanno puliti, ma puliti semplicemente banalmente con rastrello, forbici e decespugliatori e quant'altro, e sono tanti chilometri, perché noi abbiamo una gara da 60 km, quindi non c'è da pulire. Cartelli ovviamente e fettucce, noi le utilizziamo gialle per tutti i percorsi, la Mare Montana è gialla come simbolo, come slogan, quindi le utilizziamo così per tutti i percorsi. Poi nei bivi, esempio nel bivio che vedete nella terza foto che vedete, il bivio è al Monte Carmo, quindi l'atleta ovviamente ha un pettorale che è viola e sa di fare la 60 ovviamente, quindi chiaramente dove va? Va a destra, a sinistra ci va con la 45 e il suo pettorale sarà giallo come il bivio. Ma le fettucce sul percorso sono tutte gialle. Direzione gara, fondamentale, due foto. La prima è la nostra direzione gara. Bisogna trovare una sede innanzitutto che non sia troppo incasinata. Di solito noi non ce l'abbiamo mai dalla partenza. Siamo sempre in zona Loano, ma non vicino alla partenza. Perché la direzione gara è il cuore, il cervello di tutta la gara. Quindi non ci deve essere coinvolgimento di nessuno che crei casino. All'interno infatti non ci può entrare nessuno al di là della Croce Rossa e del direttore di gara e della gestione della gara. Per esempio lì nei due tavoli nello specifico la prima foto siamo noi, cioè la direzione gara Mare Montana, e poi a fianco c'è il tavolo dei radioamatori, e invece la seconda foto è la zona dedicata alla Croce Rossa che è gestita da loro con i loro ponti radio, e se ne stanno sempre all'interno della sala operativa ma distanti da noi. Poi si comunica ovviamente per necessità legate a problematiche che ci sono sul percorso o atleti che hanno problemi. Però questa è la direzione gara, la sala operativa. Con il programma giorno dell'evento, chiaramente qui vi ho messo un po' di foto, tanto per rendere un po' la cosa divertente, vabbè, medaglia da finisher, per chi arriva in fondo, ovviamente. Tutti gli atleti, quella è mia figlia, che ha fatto la camminata non competitiva, quello è il dottore, giù, che arriva. E poi, vabbè, quello sopra il dottore, che non è lui, è il primo della gara da 60. Dato dalla cronaca, noi diamo un tempo massimo di 13 ore per finire la gara da 60 km, così torno un attimo al discorso di Ale. Il primo di una gara da 60 km va a 10 km all'ora, che per uno che corre su strada, boh, dice, vabbè, 10 km all'ora, ma qua ha fatto 3.500 metri di livello. Quindi quest'anno abbiamo fatto il record della 45, è stato sotto alle 5 ore per fare 45 km e 2600 metri di dislivello, quindi è un bel andare, diciamo. E la differenza di gap è che l'ultimo ce ne mette 13, quindi voi immaginate anche a livello organizzativo, tornando un attimo indietro, cosa vuol dire avere una persona che è arrivata, no, perché da noi funziona al volo, ve lo dico un po' al volissimo così, la partenza delle 6, la partenza delle 9, la partenza delle 9 e mezza, e poi c'è la partenza delle 10 dei camminatori che diceva la Giorgia, dalla 8 e dalla 14. Alle 10:10 arriva già il primo. Quindi dopo che finisce la partenza, dopo che è partito l'ultimo camminatore, sta già arrivando il primo dalla spiaggia e a ruota tutti gli altri. L'ultimo arriva alle 7:30 di sera.
Quindi il primo arriva alle 10, il primo che era 25 ovviamente, non arriva alle 60 km alle 10 e mezza, 4 ore, però poco dopo. Quindi da lì in poi noi abbiamo gente sparsa, diciamo che intorno all'una, due del pomeriggio, la direzione gara si trova ad avere una, diciamo, visione di tutta la gara quasi completa, piena di atleti da gestire, quindi 1200 persone che sono sparse in un raggio di 11 comuni e che devi gestire. Mi sono dimenticato prima di dirvi una cosa, le scope, è una formalità però è una cosa importante, tutte le scope hanno un GPS, hanno un tracco GPS che si porta dietro, con uno scatolotto grosso così, che volendo anche il servizio di cronometraggio di Guedo per gli atleti a pagamento fornisce, quindi l'amico, la moglie, la fidanzata, chi per esso a casa può guardare esattamente dove è in quel momento, perché ha una rilevazione GPS da un minuto, a ogni minuto si aggiorna. Le scope ce l'hanno tutte, quindi noi sappiamo esattamente dove sono in quel momento, quindi sappiamo l'ultimo concorrente dov'è, e questo ci aiuta molto per capire con i ristori, con chi li sta aspettando, sapergli dire esattamente dove sono, quanti chilometri ci sono, a quanto tempo sono, oltre ad avere una radio, tutte. E quindi qui ci sono poi quello che è la fase istituzionale, premiazioni, la foto centrale sotto è il sindaco Lettieri che crede comunque ancora in noi, con Mario Montano dopo tutti questi anni, e il presidente che è Francesco, la parte sinistra della foto, eccetera, eccetera. Diciamo che sono le fasi poi divertenti, no, dell'organizzazione, quando poi si arriva lì si è quasi a buon punto, ecco, diciamo così. Chiusura manifestazione, ovviamente bisogna prevedere anche una fine di tutto, e non vi nego che quando finisce, io nella fattispecie da Giorgia, quando abbiamo, diciamo, creato Mare Montana SD nel 2014, ottobre 2014 ero presidente dell'associazione e poi ho passato la palla al vice, che è adesso l'attuale presidente, per questione di impegno. Però comunque io faccio parte ancora dell'organizzazione, sono tuttora responsabile di tutto quello che sono le partenze e gli arrivi il giorno della gara, e non vi nego che quando arriva l'ultimo concorrente, tanto viene accolto come primo, perché è quello che io ritengo sia giusto, perché è quello, anzi sarebbe quasi da esaltare di più, perché questo si è fatto 13 ore e mezzo per tornare lì, magari si è allenato poco perché aveva problemi familiari, per qualunque problema suo, e arriva cotto, distrutto, che non ce la fa più, però è arrivato, si prende la sua medaglia, ed è per me, che sono lì insieme a tutti i partner che ho in quel momento, è il momento dove smettiamo di fare qualunque cosa e lo accogliamo a braccia aperte, perché uno, per, come dire, donargli la giusta, il giusto peso, no, di quello che ha fatto, due, non vi nego che si scioglie un pochino di tensione, perché non c'è più nessuno in quel momento sul percorso, quindi per noi la giornata è finita. Poi c'è da smontare tutto, vabbè, quello andiamo a dormire comunque tardissimo, ma quello non ha importanza, l'importante è che siano arrivati tutti. Parentesi, di solito all'ultimo regaliamo, diciamo, offriamo, mangiamo, premiamo con qualcosa. Quest'anno è stata carina perché ci sono due episodi che lì non vi ho messo. Una foto che avevo da mettere nel soccorso, però non voluta mettere perché mi sembrava un po' troppo, è un soccorso, o meglio, sembrava, non era in formissima, era fuori zona, non era tanto in una posizione facile da raggiungere. C'era un gruppo di SMTS, la soccorso, e poi in autonomia, il soccorso alpino, il soccorso degli SMTS e la direzione gara, ha deciso di chiamare lei in soccorso. Poi si è risolto tutto bene, eccetera. Era un concorrente siciliano, erano venuti una quindicina dalla Sicilia e è stato, diciamo, vericellato e è stato portato a Santa Corona. La notizia ovviamente è arrivata a noi, però stava bene, abbastanza bene, quindi non c'era tutto questo allarmismo. Io ero in arrivo e non c'era più nessuno sul lungomare di Roano, pochi, e stavamo aspettando le scope. E con la direzione gara comunicavo per capire chi era veramente l'ultimo o no. C'erano due persone che aspettavano, guardavano, e vedevo che continuavano a guardare. Allora mi sono avvicinato e gli dico: chi aspettate? Qualcuno?
Sì, noi, sai, stanno aspettando mio marito, nella fattispecie, ma non so, non è ancora arrivato. Io dico, guarda, a noi, a me risulta che c'è solo una persona sul percorso, con le scope, che sta arrivando. Quindi, se mi dici come si chiama, io ho fatto la domanda, lei mi ha dato il nome, gli dico, sì, ok, è l'ultimo, lo stiamo aspettando. E mi dice, peraltro, stiamo anche aspettando notizie da Santa Corona, perché uno dei nostri si sente male. E io dico, guarda, te le do io in anteprima, uno dei nostri, uno dei vostri viene a casa con voi tranquillamente domani quando partite dalla Sicilia, quindi sta bene. E l'ultimo era uno di questi qui, quindi era uno l'ultimo del gruppo. E lei mi dice, sai, non è mai arrivato ultimo in una gara, è la prima volta. Gli dico, vabbè, ma non fa niente, se si è divertito va bene così. Quando è arrivato, ovviamente abbiamo elogiato e quant'altro, e poi avevamo il premio per lui, che erano un paio di scarpe altra, da trail. Tenete presente come scarpe altre, costruttore 150 euro, quindi. E lui era felicissimo intanto di aver concluso la gara. E poi era felice per il premio, lui mi ha detto, non so, è arrivato l'ultimo, per arrivare l'ultimo cosa serve. E in questo caso si è vinto per la nostra opera. Detto questo, ovviamente, questa è la soddisfazione maggiore, quando la gente è contenta, ed è torna quello che diceva Ale, non importa come arrivi, se arrivi prima, arrivi ultimo, premetto io sono uomo della metà classifica, non valuto e non guardo i modi, però mi sono divertito, guardo il paesaggio, guardo tutto, l'ambiente, i soccorritori, chi ho intorno, i volontari, io non c'è un volontario che non saluto e ringrazio. Perché è gente che sta lì magari tutto il giorno, fa ragazzi, il fare una gara con lui è una pesantezza, parla anche con i rami. Sì, anche senza microfono parlo. Forse è per quello che arriva in classifica, se non parlassi magari arriverei un po' più tempo. Ma non mi interessa, perché non è quello il mio obiettivo. Vai. Grazie, io ho finito. Spero di non essere stato pesante. Grazie Gian. Allora, come avete visto, quindi organizzare una gara come Mare Montana richiede un importante contributo da parte di più persone, no? Tenete conto che nel 2019, che è l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, abbiamo coinvolto circa 200 volontari. Ed è ormai da un po' di anni che chiediamo anche un supporto all'Università di Genova, alla vostra facoltà di scienze motorie, ringraziamo la Fabiera Tozzi sempre per la fiducia anno dopo anno. E anche quest'anno chiederemo, diciamo, un supporto a quattro ragazzi di voi che ci daranno appunto la mano in diverse attività. La cosa bella di quest'anno è che coordinerò, diciamo, questa attività insieme a Carlotta, che è qua vicino a me. Lei praticamente è un'ex studentessa di scienze motorie, si è laureata lo scorso anno, ha partecipato nel passato a tutte le Ade Mare Montana e quest'anno partecipa come, diciamo, coordinatrice insieme a me. E niente, però se vuoi parlare degli... Ciao a tutti! Allora, quello che andremo a fare durante l'Ade Mare Montana saranno principalmente tre attività. La prima è il paesaggio del percorso della... 25 km, così andremo a mettere le fantastiche fettuccine, bandelle gialle, e poi faremo, alcuni di voi faranno il servizio chiusura della camminata, quindi la scopa, a passo comunque molto libero, non è competitiva, quindi non c'è un tempo, tutto tranquillo, e infine faremo un servizio di accoglienza agli atleti e un supporto quando poi daremo i pacchi gara e i pettorali. Più o meno quello che andremo a fare sarà questo. Niente, soltanto che noi avremo già, diciamo, individuato un ragazzo che tra l'altro è qua presente, è una persona che comunque corre e avrebbe piacere probabilmente anche proprio di partecipare alla gara Mare Montana. Sì, è Giacomo Buleo. Ciao Gianni, bravissimo. Ragazzi si dovranno poi iscrivere quando l'Ade uscirà sul portale. Non so se mi volete seguire qualcosa, intanto vi chiediamo se avete delle domande, se c'è qualcuno che vuole fare qualche quesito. Ah sì,
posso correre. Ho già dato troppo per lo sport che ci vedo. E niente, se i ragazzi hanno delle domande, se avete, approfittatene, perché avete l'occasione per approfondire qualsiasi aspetto di questa disciplina bellissima che unisce la passione della corsa e anche del paesaggio. Poi io a breve metterò tutto online l'area per la pratica aperta a tre posti, credo che uno sarà già inserito di nuovo, grazie, e la parola agli studenti. Se avete qualche domanda, no, anche se non è più. Fate il braccio e la voce. Secondo voi è difficile arrivare a scendenza per gli esiti di tempi o sulla pretesa, una maratona su strada o una 45 km di questo tipo? Una 45 km di questo tipo, secondo me. No, io vengo dalla strada, non dalla strada, vengo dal allora mi permetto che corro da tanti anni e nel primo anno che corro con un criterio, grazie a questo ragazzo qua che mi ha convertito a un allenamento un po' più strutturato. E prima correvo su strada e ho fatto diverse maratone, andavo anche più forte su strada che fuori. Trovo che avvicinandomi alla montagna, poi l'alternanza che si ha secondo me a livello più basso di passo in salita, di corsa in piano in discesa, sia muscolarmente meno provante. In una maratona dove devi correre sempre, devi sempre stare sul devi sempre andare, non puoi fermarti mai, ecco. Per me alternare il passo e la corsa è muscolarmente meno traumatico, ecco, e poi anche più bello, effettivamente. Io ho fatto le maratone in delle belle città, sfruttando per fare dei viaggi, e non c'è paragone con andare a correre a Luanda di casa, ecco. Non so se qualcuno dei miei, Alessandro, forse vuole dire qualcosa di più sensato. No, è assolutamente come ha detto Angelo, e anzi, cioè, se non hai pretese, ovviamente no, certo che se vuoi fare un tempo, anche allenare una maratona di 42 km sul asfalto è decisamente impegnativo, perché comunque devi riuscire a correre a un ritmo di un certo livello per 42 km, sono 4-5 ore, quindi anche in quel caso è difficile da allenare. Però sicuramente una gara di trail comporta anche allenare tutta un'altra serie di componenti, come dicevo prima, la corsa in discesa, la corsa in salita, e la mente che in una gara di spremere su asfalto, che è più breve, se non è un po'. Quindi cosa hai deciso così al volo, cosa avresti deciso di fare? No, ho cercato di preparare la 46 che c'è a Genova, di portare di aprile, un po' indietro per ora. Vai, provi! Sì, infatti, non ho pretese di nessun tipo. Vai, Gianni! È la cosa fondamentale, cioè partire senza no, la maratona che da parte, dal punto di vista mentale, è la maratona che ti costringe a correre, quindi da un fastidio che ti posso vedere camminare, questa, al massimo la prendo come una città molto lunga. Come un lungo trekking, dove però in discesa corri. Qui è molto meno monotono, cioè adesso nulla torna nella maratona, ci mancherebbe, però è molto meno monotono correre dietro montagna. Trovi la varietà a ogni passo, diciamo la questione. Quando ho guardato il video introduttivo, mi è venuto
ci è venuto in mente, come fa uno a non farsi mai a correre su certi percorsi, discesa, anche in montagna? Cioè, mi è venuto da pensare la differenza tra la corsa su pista e in montagna, i tassi di peso dell'infortunio. Immagino la caviglia che no, sia un'articolazione molto provata, ci sarà una preparazione anche riguardo anche tecnica e peso sulla corsa. Beh, sicuramente adesso lascio la parola a loro, ma sicuro dico solo una cosa, io e le caviglie a me sono uscite tutte e due, attualmente, quindi così ho l'esperienza sul campo. E parentesi, mi sono uscite in posti impensabili, una in particolare su strada, facendo un allenamento trail, l'unico pezzo di asfalto ho preso un buco perché non ero attento, ed è lì che voglio arrivare. Nella corsa in montagna è chiaro che la difficoltà è a ogni passo, però sei molto più attento. L'altro giorno, facendo un giro, mi riferisco a questo che dici tu, ho preso due appallamenti, non ti posso dire storte, ma stavo correndo su strada perché mi stavo guardando in giro, ero in un posto tranquillo, non c'erano auto, non c'era niente, e mi guardavo le case intorno e c'era un appallamento dalla strada, ma non era così percettibile, e ho preso due sbandate, diciamo così. In un trail sei molto più attento, è vero che c'è il paesaggio che è figo, magari lo guardi, però magari lo controlli meglio quando cammini in salita e quindi appoggi in maniera diversa. Ovvio ci sono scarpe diverse tanto per cominciare, quindi già quello ti può dare già una mano. E poi sicuramente la pro-ricettività, cioè lo sviluppo di quelle parti, è da tenere proprio in considerazione. Sicuramente anche in una maratona lo fai, ma sicuramente in un trail lo fai meglio, e adesso lascio la parola a lui che ti dirà meglio della mia. Allora, sicuramente come dicevi te, gli infortuni alle caviglie rappresentano l'infortunio per eccellenza che subisce un trail runner. Anche perché bisogna considerare che quando, innanzitutto non sono tutti atleti che pesano 60 kg, ma ce n'è anche che pesano 80, 90, 100. E devi immaginare che quando ti lanci giù dalla discesa, quando vai a appoggiare il piede sopra la tua articolazione, non vengono scaricati solo i 200 kg, ma viene scaricato tipo 300, 500 kg, perché c'è anche tutto il tuo peso, la forza di gravità e tutta la forza che hai messo in quel passo. C'è da dire, come diceva giustamente lui, che ci sono tutta una serie di esercizi anche in palestra che si fanno per aumentare l'abilità dell'atleta a prevenire questi infortuni, quindi a essere più coordinato, più equilibrato. Un'altra cosa invece, appunto, come diceva lui, è che l'attenzione è completamente diversa. Infatti anche come organizzatore, lui se ne sarà accorto, anche io noto questa cosa sia su di me che nelle gare che organizzo, la gente dove si fa male dopo i pezzi più tecnici, non si fa male nel pezzo brutto, perché nel pezzo brutto la gente è molto attenta a quello che sta facendo, a dove sta mettendo i piedi, a quello che sta facendo. Dov'è che si fa male? Si fa male quando il pezzo tecnico è finito, quindi quando la discesa diventa più dolce, la gente si rilassa, la tensione scema, magari si distrae ed è in quel momento che prende la scorta che mette nel piede. Quindi è anche più, tra virgolette, difficile nell'essere facile farsi male, perché c'è questa componente che ti tiene molto attento. Immagina che ci sono alcuni atleti, pochi fortunatamente, che amano correre naturale e quindi corrono queste gare in questi sentieri completamente scassati, con delle scarpe minimali, magari tipo five fingers, o addirittura ci sono atleti che corrono con i sandali o a piedi nudi. Quindi immagina di correre giù una discesa completamente scassata a piedi nudi, che rischia di farsi male, per me sarebbe elevatissimo. Loro sono abituati e sono talmente coordinati nei loro movimenti che riescono a farlo senza farsi male, incredibilmente. Comunque a ogni gara qualcuno che finisce pure da qualche parte è raschiato, cioè io stesso sono caduto diverse volte, ti alzi, ti gratti le parti, ecco. Purtroppo fa parte del gioco, però. Diciamo che arrivare a casa senza un graffio è difficile in una gara. Più che in una gara, in un allenamento, perché la gara normalmente, se viene pulita in un certo modo, è difficile che ti imbatti in problematiche particolari. In un allenamento sì, ovviamente vai a fare dei pezzi di percorso che magari non sono stati puliti e quindi magari devi schivare il rovo, ma se schivi il rovo prendi la pietra e quindi lo devo viceversa, quindi difficilmente arrivi a casa da solo, cioè i pantaloni così, ho tre graffi qua e sono fatti una gara 2 settimane fa, ma quello fa parte del mondo della corsa in montagna, diciamo.
citavo che c'era il discorso sulla tensione, sulla concentrazione in gara, Sì, perché se tu pensi, comunque fai molto attenzione a dove vieni, cioè se tu sali qui, vabbè, tu ci vieni tutti i giorni, quindi magari ormai sai cosa fai, ma sei molto più attento. Quando cammini per strada vediamo la gente con il cellulare, guarda il cellulare, non guardi neanche cosa stai facendo. Quindi figurati, una gara scuola su strada, corri, sei quello davanti, quando sei in una gara trail, anche se hai quello davanti, non guardi mai quello davanti, guardi per terra, perché è fondamentale, ecco, fondamentalmente il bello è arrivare in fondo. Se corri più veloce di quello che puoi fare, magari con poca attenzione, in fondo non ci arrivi. Quindi è la cosa brutta, al di là del fatto che sei fatto male, che è quello assolutamente. Che poi anche lì la soglia del farsi male è sempre legata alla fascia d'età. Cioè quando avevo la vostra età non pensavo al fatto che mi faccio male, devo stare attento, magari rallento il passo. Quando faccio le gare adesso ci penso. E quando incomincio a vedere che magari prendo una storta controllata, ma la prendo, e sto andando magari troppo oltre la mia velocità, magari in un punto di discesa, esempio, comincio a pensare e torno al discorso di prima e dico no, ferma, cioè rallenta. Tanto comunque, scusate, uso di nuovo un francesismo, noi usiamo la parola merdesimo, ok? Merdesimo lo siamo tutti qua, nessuno arriva primo. Vabbè, lui un po' meno merdesimo, lui è uno tra i forti, diciamo così, ma noi sì. Quindi arrivare al merdesimo prima di un altro o dopo di un altro non mi cambia la vita, però almeno sono arrivato intero a casa, ho goduto del paesaggio, mi sono divertito, sono preso la medaglia, ho mangiato, perché io smalto, per esempio quando parlavo di alimentazione loro non mangiano, io prima di partire mangio pasta e tutto quello che lui ha elencato, e poi i ristori io li onoro tutti, perché tutto quello che c'è mangio, è così, e probabilmente anche per quello che non arrivo tra i primi, però io mi fermo, saluto qualunque volontario che incontro. E lui alle volte si arrabbia, no? Perché mi dice ma li conosci tutti? Dico no, non lo conosco, però lo saluto e lo ringrazio, perché comunque lì è le storie della gente che scappa a casa di Bagiano. Ma ci mangia tutto, è vero. Anche i singoli, in una gara recentemente a Pietra, una parte dei volontari sul percorso erano dei cacciatori, anche perché i volontari sono sempre buoni a trovare e quindi si pesca dappertutto. Noi che siamo dall'associazione nazionale carabinieri, per esempio, che tendenzialmente sono tutta gente dagli ottantani in su, quindi cerchiamo di mettere in punti strategici non proprio complicati e dall'RSA pensiamo anche queste cose qua. Detto questo, a me fa piacere trovare un signore che è in un bosco da solo seduto, e ne ho trovati parecchi in questa gara, in un video seduto che ti dice vai di là, e la domenica che ho fatto quella gara dove ti sto dicendo adesso di queste persone era persone che erano una giornata bella di sole. E quindi va bene, ma quando la giornata piove è brutta, c'è vento, fa freddo, comunque il volontario si è preso il peggio, pensare. Quindi tu becchi uno che sta lì 4 ore gratuitamente, perché fa un favore all'amico che è in gara, perché fa un favore all'organizzazione. Noi ci siamo e alle volte vediamo ringraziati, no? Cioè alle volte quando corro mi rendo conto e dico grazie per essere qui. E mi dicono no, grazie a te, a me. E gli dicono no, grazie a te, perché io qua ci sono, perché ho pagato. E altri 20 minuti, grazie a te. Andiamo avanti così, ok? Comunque il concetto è, noi paghiamo per fare una gara, il volontario no. Si prende l'acqua gratis. Quindi diciamo che... Perché la mare montana piove sempre. Ah, ecco. Comunque a parte gli scherzi, è un bel evento grosso, importante da organizzare. Carino anche solo venire a farlo in giro, al di là della vostra partecipazione da una mano. Se uno in zona, un giretto qua la domenica, anche solo la domenica, è anche carino farlo, secondo me. Ragazzi, per cortesia vi chiediamo soltanto un secondo per fare una foto tutti insieme.